Bella a tutti i Freewheelers, come abbiamo promesso, ci sono degli aggiornamenti in questi giorni, in queste ore, appunto è passata la Befana e stiamo cercando, come avevamo aggiornato, avevamo anticipato, di depositare, di ridepositare il testo del manifesto collettivo anche alla Camera dei Deputati. Ecco, come avrete sicuramente sentito in queste ore, ovviamente come capita sempre quando cerchiamo di fare qualcosa in Parlamento, è successo già anche per il Senato, adesso alla Camera. Quando si prova a rilanciare qualcosa si crea sempre, casualmente, in questo caso davvero non è collegato, però cavolo, succede sempre, una crisi di governo eventuale. Adesso si sta discutendo in Parlamento sulla maggioranza, se ricalibrarla, se risistemarla, se vanno cambiati dei ministri, se va cambiato il premier, se si cambierà la maggioranza, se si andrà a elezioni. Quindi diciamo in questi giorni purtroppo il tema centrale è altro e quindi non riusciamo ad avere lo spazio con i parlamentari per andare al deposito e per avere anche la risonanza nel rilancio. E quindi si è deciso, insieme anche ai parlamentari che supportano questa cosa, di aspettare un attimo, aspettare un attimo che però a nostro avviso, e questo ci rivolgiamo anche ai parlamentari, non deve essere troppo tempo. Ok, si può aspettare magari quel giusto settimana, 2 settimane per vedere come si risolve, se si risolve la crisi di governo, ma poi comunque credo che finché non ci sia nell'aria in vista un cambio parlamentare, bisogna lavorare nel Parlamento per portare avanti la proposta, il manifesto collettivo, per portare avanti una liberalizzazione della cannabis, altrimenti si rischia che in questi 2 anni di legislatura finale, sempre se saranno due, non si farà nulla e allora tanto varrebbe tentare subito un cambio di governo, che però sappiamo, almeno per quanto riguarda i sondaggi, non è che porterebbe, diciamo, un favore alla causa della cannabis, anzi potrebbe far salire al governo personalità e partiti molto contrari. Anche qua c'è da lavorare tanto, perché comunque se la maggioranza del paese ancora sostiene partiti che chiaramente sostengono l'illegalità della cannabis, allora forse bisogna fare anche una riflessione ancora sul paese, andare a lavorare ancora con i contrari, come si sta sempre facendo, come si è fatto sempre. Purtroppo però in questo periodo si è frenati anche dalla pandemia, dal non potersi muovere tanto e dal non potersi confrontare sul territorio, fare ritrovi, informazione, e quindi si lavora solo online. È tutto molto complicato, come avrete capito. Noi però non siamo qua a fermarci o a stare fermi, continuiamo a insistere, cerchiamo di contattare più parlamentari possibili per cercare di tirarli in mezzo, di coinvolgerli nel manifesto collettivo e nel supporto alla proposta di legge, e continuiamo a lavorare per depositarla ufficialmente al Senato, scusate, alla Camera, dopo che è stata depositata al Senato. Ma soprattutto cercare di calendarizzarla e discuterla, perché altrimenti si rischia, ripetiamo, un nulla di fatto pazzesco sul tema, che è già da 2 anni che è così. In realtà noi sappiamo che è complicato giungere a un dunque in questa legislatura, ma se non si prova mai nessuna strada chiara, risolutiva, e si provano solo le mezze stradine, che poi comunque vengono lasciate in sospeso, ecco che non si scatena neanche il dibattito a livello nazionale. Che infatti sta scemando un po' in questo periodo, chiaramente si parla di altro, ma va rilanciata la tematica. È necessario. Ci sono milioni di consumatori che sono esposti a una legge ingiusta e la criminalità organizzata intanto continua a governare tranquillamente questo fenomeno, incassando migliaia, se non milioni, se non miliardi di euro. Questo non va bene, noi siamo sempre, saremo sempre in prima linea per cercare di cambiare questa situazione. Prossimi aggiornamenti, quindi saranno sicuramente settimana prossima. Adesso cerchiamo di rimetterci al lavoro con i deputati per cercare di capire bene come si può arrivare al deposito del manifesto collettivo e di cercare di andare in chiusura nel mese di gennaio. Bella a tutti, Free Readers. Fino alla libertà.